La prima domanda che le faccio è proprio questa. Vale ancora il motto di, mi pare fosse Henry Kissinger, quando disse a suo tempo, qualcuno sa il numero di telefono dell'Europa? Cioè, no, l'Europa non è capace di dare risposte. Vale ancora di più. Cioè, la crisi l'hanno costruita gli Stati Uniti, ci hanno fatto entrare tutti, loro se ne sono usciti e noi no. Perché? Perché siamo divisi. Quando abbiamo fatto l'euro, ma c'era il discorso fortissimo che non era fatto per un paese solo, ma era fatto per tutti, che sarebbero seguiti le decisioni di politica economica che accompagnavano la moneta. E poi non è venuto niente. Non possiamo e non dobbiamo uscire perché se ci frammentiamo non siamo proprio più nulla. Il mondo è cambiato moltissimo, per fortuna abbiamo anche se abbiamo un'ombra d'Europa, abbiamo la possibilità di riprendere una leadership. Se non ci fosse questa, noi saremmo definitivamente cancellati dalla storia. Pensi agli Stati Uniti, pensi alla Cina, 1.380 milioni di abitanti la Cina, sono 23 Italie, 23 Italie. Dico, queste sono le misure del mondo. Ecco, però oggi tutti dicono, e hanno ragione, che l'euro è una moneta senza Stato. Certo. E quindi può reggere così la moneta unica? Infatti non deve reggere così, dobbiamo costruirci lo Stato attorno. Erano i propositi, era tutto delineato. Quando si parlava con Kohl, quando diceva, ma io voglio l'euro perché voglio non una Europa germanica, ma una Germania europea, voglio che tutti stiamo uniti, e io dicevo, ma adesso bisogna decidere le cose, le imposte comuni, tutti questi aspetti. E la sua risposta la ricordo benissimo, dice, tu sei italiano, Roma non è stata fatta in un giorno, avete questo proverbio in Italia. E adesso passo per passo costruiamo insieme l'Europa. E poi è cambiato tutto. Cedere sovranità è indispensabile, necessario. Il problema è cedere all'Europa, non alla Germania. Questo è il grande dilemma della storia di oggi, no? Che non c'è più il core, il dialogo europeo, non c'è più nemmeno il colloquio paritario Francia-Germania. C'è un paese che organizza attorno a sé. O per le sue virtù, eh? Per le sue virtù, voglio dire, Non possiamo intendiamoci, prendercela con i tedeschi più di tanto alla fine. paese che è forte, organizzato economicamente, bene, però l'interpretazione dell'Europa è un'Europa diversa da quella che noi volevamo. E quello che io, come economista, non mi spiego è come mai noi abbiamo un paese come la Germania che ha 280 miliardi di euro di surplus all'anno. Quando la Cina, 7% del prodotto nazionale lordo di surplus, quando l'aveva la Cina, dicevamo la Cina destabilizza il mondo. Adesso si dà un peso eccessivo al problema del debito. Cioè i mercati internazionali puniscono il debito che abbiamo ricevuto dal passato. Per questo io quando ero al governo mi sono sforzato moltissimo di diminuire questo debito e l'ho diminuito di 15 punti, ma perché, non perché fosse importante, intendiamoci, con i tassi di interesse bassi si vive anche col debito, ma è che ti guardano tutti male se hai il debito, ti guardano tutti in sospetto, credono che tu un giorno o l'altro possa cadere e tu devi avere invece la tranquillità di navigare nel mondo per la tua strada. Il tema di oggi è l'articolo 18, riformare il mercato del lavoro. Lei pensa che sia davvero quello il freno alla crescita del nostro paese? Ma è una richiesta e tutte queste richieste corali, in fondo dare corso a questa richiesta dà dei vantaggi, però il nostro mercato del lavoro dobbiamo definirlo rispetto ai nostri concorrenti. Prima di tutto abbiamo un costo del lavoro, tenuto conto anche di tutti gli oneri sociali, che è molto più basso di quello tedesco, un po' più basso di quello francese e un po' più alto di quello spagnolo, per essere onesti nei dati. Ma non mi ha mai bruciato. Il voto segreto, prima di tutto, il voto segreto è una cosa tremendamente goliardica, no? Cioè uno si vendica di una cosa, l'altro di un'altra, l'altro di un'altra. Poi io ero in Africa, non sono in corsa né
per incarichi di carattere locale né per incarichi di carattere nazionale. Io credo che il mio tempo sia finito, non è neanche finito male, tutto direi sommato, e bisogna nella vita, vede, gli atleti si devono ritirare prima di decadere. Ecco, questo è quello che io ho scelto e sto bene così. E adesso pubblicità.